Ospedale del Valdarno, servizi e opportunità. Convegno aperto venerdì 12 aprile dalle 9.30 tra conferenza dei sindaci, ASL e sindacati, voluto da questi ultimi unitariamente per segnalare problematiche di ambito logistico, organizzativo e lavorativo. Appuntamento in sala consigliare a Terranuova. Ascoltiamo le tre sigle, CGL, CISL e UIL. Abbiamo preso unitariamente questa iniziativa, l'organizzazione sindacale e la conferenza dei sindaci del Valdarno, proprio per mettere all'attenzione sia della regione sia dell'area vasta quelle che sono le criticità del presidio ospedaliero del Valdarno. Principalmente le criticità sono le liste d'attesa, lunga attesa al pronto soccorso e la carenza di personale. Diciamo queste cose, però riscontriamo anche che ci sono delle eccellenze, non dobbiamo buttare via, come si dice, l'acqua sporca con il bambino. E vediamo appunto se riusciamo unitariamente a portare sui tavoli di concertazione dell'area vasta e della regione questi problemi che sono molto cari per dare servizio ai cittadini. Noi queste battaglie fortunatamente nel Valdarno siamo abituati a affrontarle tutti insieme, perché non ci sono divisioni sui problemi della gente. Quindi noi cerchiamo di fare delle cose che riescano a dare delle risposte alle domande che le persone ci fanno quando vengono nelle nostre sedi. Il fatto di avere questi argomenti su cui poter discutere e poi portarli a livello superiore ci permette di dare un servizio all'utenza che sia migliore rispetto a quello che potrebbe essere. Ci sono ovviamente alcuni casi di cattiva organizzazione, ma questo non vuol dire che noi non si sia coscienti che i servizi che vengono forniti, la maggioranza di questi, siano servizi efficienti ed efficaci. L'iniziativa di venerdì rientra in un percorso stabilito tra le organizzazioni sindacali e la conferenza dei sindaci nell'ambito della contrattazione sociale riguardo la funzionalità, l'organizzazione del plesso ospedaliero della Gruccia. Questo ci servirà per affrontare meglio tutte le problematiche, per cui tutto quello che c'è da migliorare, come altri aspetti da tutelare.